finale vince anche questa sera. Troppi! Ne avete fatti troppi! Ci arriviamo troppo carichi! Ve lo dico, ci arriviamo troppo carichi. Io già lo so. Io non so come ci siamo arrivati nel 2006 a giocare al mondiale, o non, come ci eravamo arrivati nel 2016 a giocarci l'europeo, che è stata l'ultima partita ufficiale che abbiamo fatto in quella competizione importante, europeo-mondiale. 5 anni dopo, l'Italia sta per tornare a giocarsi questa competizione, vince 4-0 con la Repubblica Ceca, e guai a chi si mette a di la Repubblica Ceca, lei, ma che cazzo da stai a tirà? 42esima nel ranking o circa più di lì. Ho visto prima sti cavoli, tanto nel ranking ci sono squadre come il Perù che sta tipo 25esimo e potrebbe anche essere più avanti. Per dirvi, una squadra che fa l'europeo, punto. Quindi, motivi per dire che la squadra e il test non era allettante, non ce ne sono. Hanno giocato tutti quelli che di loro potevano giocare. È andato su se nel secondo tempo, ma sti cazzi. Non so manco a dove partire con gli elogi per questa nazionale. Veramente, troppo bene. Quando andiamo troppo bene, poi va a finire che qualcuno poi crede chissà che cosa. 24 partite senza perdere, quante vittorie di fila, siamo troppo carichi, non vorrei fosse un problema. Troppi gol anche oggi, veramente mi sfogo perché siamo andati troppo bene. 4 gol oggi, di solito ne facciamo 2, vinciamo di misura le partite quelle, no, con squadre mezze blasonate. No, questo gol in più, non mi dire che quella deviazione di Barella entra con la Repubblica Ceca e non entra con la Turchia, perché il gol di Barella e del 2-0 è lui che cade a terra, scivola, prende la gamba, palo, gol. Sì, magari sto culo averlo che sbatte la deviazione di Soyuncu, si prende Bayindir la palla dalle spalle, la raccoglie e magari tira una bestemmia in turco. Tutto bene, ma come giochiamo bene? Ma io non posso, sembra di rivedere Juve Novara e Juve Sampdoria, che ci siamo esaltati, io lì tutti belli contenti. Inutile dirvi che nei commenti, se vi provassi a chiedere adesso dove può arrivare sta nazionale, ma alto, ma vi direte sicuramente un quarto di finale, una semifinale. E il girone che ha l'Italia, se lo gioca con questa testa, non avendo il braccino nelle gare importanti, perché finché si fanno una qualificazione degli europei e dei mondiali si può dire che si è ballato, c'è gente che sta partita manco l'ha vista, c'è gente che manco se le viste le partite di qualificazione europee e mondiali. Io che le ho viste quasi tutte, tranne quelle proprio amichevoli San Marino-Liechtenstein, quelle che insomma dai, non puoi avere il Bernardeschi che ti dice che rischi la giocata con San Marino, perché io rischio forse di vedere Città del Vaticano che batte San Marino, si riuniscono 11 papi e battono San Marino, tu e ti esalti per dire quello. Ma a parte questo, non parliamo male del gruppo, fiducia anche a Berna, no, sti cazzi, fiducia a tutti, fiducia a Raspadori che entra e mi giochino sullo stretto, Insigne, numero 10, gente che dice che non se la meritava, ma come potete dirlo, chi deve piangere in nazionale, che deve pigliare, Immobile che fa gol e assist, segnare sul calendario, Berardi che segna è sempre una gioia personale, perché comunque Berardi, per il percorso che ha fatto, se arriva qua dal Sassuolo, è una bella sorpresa. Poteva fare più cambi, Mancini più, forse l'avrei fatto entrare un pochino prima Chiesa, avrei fatto vedere qualche altro volto, Raspadori, Belotti, manco me l'hai messo. E Mancini, senza voler dirlo, come il meme, non dirmi quale formazione gioca con la Turchia, senza dirmi quale formazione gioca con la Turchia. Mi hai tenuto per 65 minuti tutti gli stessi, quindi vuol dire palesemente che questo è il tuo 11 iniziale. Cioè io qua non voglio farvi capire di chi è sta maglia se la giro, però mi riemoziono. Io prima mi sono andato a vedere come siamo arrivati al girone della qualificazione ai mondiali del 2006. Mi ricordo, cioè abbiamo visto tipo che 7 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta. Quindi comunque ci siamo arrivati bene, quelli erano nomi importanti. Questa nazionale che ha avuto dei test nel percorso, in queste 25 gare si è confrontata comunque con squadre come l'Olanda più di una volta. Ha avuto dei confronti non ovviamente sempre con squadra di top. Ora c'è da vedere però quando arriviamo da sbatte il cazzo che si combina, perché per ora è tutto perfetto. Non c'è uno che va male, Florenzi che fa il buste, Bonucci che difende, Bonucci che fa i diagonali. Vede la gente che quando in nazionale e sulla Rai si disperano se si fa male Bonucci, poi esultano, si recupera e Bonucci che si esalta. Invece la Juve, se si fa male Bonucci, la gente stappa o champagne a momenti. Nel senso, mi manca questa emozione di non vedere gente che ci insulteremo, veramente. Mi manca sta a vedere, riusciamo a dire, ma no, non devi esaltarti perché è giusto che sia così. Troppo bene oggi dovevamo giocare male, così almeno la Turchia ci prendeva sotto gambe e si vinceva. Invece la Turchia farà pullman
Difficile, difficile. Il girone non è stra semplice. Mi sembra che Svizzera, Galles e Turchia, tanto per parlare di numeri e ranking, sono tutte squadre più su della Repubblica Ceca. E sono squadre che comunque hanno sempre detto la loro. La Svizzera è una squadra bella solida, la Turchia è una squadra bella solida che ha dato 4 all'Olanda di recente, una squadra che il suo lo sa fa. Basterà, basterà tutto questo. O almeno, non è che ci farà andare troppo bene a st'Italia, a tutti noi che arriviamo lì delusi. Perché qua le ambizioni sono alte. Cioè, e purtroppo sono alte queste ambizioni. E noi guardiamo, io mi sono messo lì prima a dire ma... La prima del girone A, se vince affronta la seconda, mi sto già a fa conti, se arriviamo secondi si affronta la seconda del girone B, sto già a pensare se si va a giugno a Londra, ad Amsterdam, sto già a fa conti, passa pure la terza, ma terzi non ci può arrivare perché sta nazionale deve fare il suo, non ti dico proprio obbligo del primo posto, ma neanche da dire che ci deve andare molto lontano, proprio ti posso concedere il secondo, ma proprio se proprio una squadra fa 6 punti, l'altra ne fa 6, cose così, che secchina partita, però veramente, veramente bene, bene, e non si può dire nulla, non si può dire altro, possiamo continuare a trovare, e io ho paura che più parlo, più la carichiamo, ma io sono convinto che tutti i miei colleghi hanno titoli incredibili per quest'Italia, perché va, la corrente di destra andava con Berardi e Florenzi che scorreva, a sinistra volavano, dopo Emerson Palmieri, più Emerson di Spinazzola, persino Insigne con le assist, Immobile con le assist, ragazzi, Locatelli nel primo tempo che rammendava un pochino, giusto qualche spiovente che arrivava, che magari un po' di difesa che va a vuoto, ma Bonucci che vedi fa i recuperi, che se salta, che comunque molti dicono ma meglio cosa e meglio quell'altro, possiamo dirlo che tra qualche anno non ci saranno più problemi, visto che per Bonolis Chiellini è uno che va radiato, se spara, lasciamo perdere l'intervista di Bonolis, ci dissociamo subito, proprio per fargli un favore, tranquillo, tra 3 anni al prossimo europeo, al prossimo mondiale, non ci sarà né Chiellini né Bonucci, almeno sta tranquillo pure lui, però onestamente è una coppia che può dire la sua. Oggi 0 gol subiti, era importante non subirli, ne abbiamo subiti veramente poco, è sempre lì, Bonucci ha fatto 100 partite in nazionale, ma 100 e passa, sono numeri importanti, stiamo andando nella top qua di presenze, sia Chiellini sia Bonucci, quindi è normale che ci debba essere questo scheda, avrei voluto proprio un neo, se parlo per dei convocati nessuno ne parla, io un Buffon come terzo portiere così, proprio per far il santino, per portare un attimino il cuore del 2006 lì dentro, quello spogliatoio l'avrei portato, però va bene, sti cazzi, ripartiremo da altri nomi, altri portieri, altri terzini, altri difensori, altri centrocampisti, Barella, altra prestazione di livello, Giorginio aspettando Verratti, ancora si conferma, Locatelli sbaglio sul finale, Mancini che si incazza sul passaggio dato un verticale, la cosa più bella che abbiamo visto di questa partita, per chi l'ha vista fino in fondo, Mancini che dice Locatelli ma che cazzo fai, passala qua, non fa l'esaltato che cambia la palla da sinistra a destra come te pare a te, no, perché poi perdi palla e sbagliamo queste cose sul 4-0 in un amichevole, se rimproverate mi fanno capire che c'è l'attenzione, c'è l'entusiasmo, occhio però perché le partite di qualificazione dell'europeo non le guardano tutti gli italiani e i giocatori dell'Italia lo sanno che l'Italia non è guardata da tutti in quelle gare, all'europeo pure chi non la guardava mai la nazionale arriva, quindi tra un po' tutti i capiscieri di calcio che la guardano occasionalmente dovessero sbagliare con la Turchia, sono già pronti lì con l'arco, dov'è un attaccante, ben i tempi del Piero Toni Totti, lo penso anch'io, però sti cazzi, anziché dare entusiasmo, ma mi manca tempi del 2006, cioè prepariamoci perché tra un po' la nazionale, tra una settimana, la guarda chi non l'ha mai vista Per visto che nel 2010 tanto i gironi siamo andati via, 2014 siamo andati via, 2018 non ci siamo manco stati, quindi l'Italia a pezzi e bocconi dal 2006 la gente l'ha vista nel 2008, nel 2012 e nel 2016, gli europei ci siamo fatti, giusto per vederli, poi e certa gente diceva anche lì ma l'europeo voglio vedere il mondiale, quindi prepariamoci a tutto, ma viaggiamo bassi, porca troia faccio una piccola parentesi, puttana Eva, ho la 22 di chiesa, ho una preso la 14, zio porco!